Questa è stata una disfatta, secondo me. Da 5 a 0 dobbiamo amministrare, andiamo 5 a 4, soffriamo fino all'ultimo. Va bene, quindi comunque una squadra che piano piano si sta rodando, fa sempre più punti, ha perso solamente contro il Napoli e contro l'Atletico, sì, le due prime. Però c'è molto ancora da migliorare, non va bene, secondo me. Ma secondo me non va leader, bene. Leader. Sì, sì, abbiamo vinto. Va bene, ringraziamo Massimo Serafino, ringraziamo anche il capitano Napolitano che non mi rimane nelle telecamere, è un po' timido. No, il presidente sta. Grazie rabbiato, per le polemiche, grazie per le critiche sulla mia squadra, va bene, ormai. Vabbè, sono. Fine, cioè. sì, infatti, sono critiche fondate però. Va bene, ringraziamo se possiamo, non lasciamo fare la doccia, ci vediamo dopo con la partita che già sono in campo. Porto Tottenham. A dopo.
Buonasera, benvenuto nel Maracanà, siamo qui con il migliore in campo di Tottenham Porto, Michael Di Carluccio. Finalmente Tottenham riesce a vincere, forse la prima vittoria di quest'anno. 2015. Sì, la prima vittoria del 2015, noi abbiamo cominciato con il pareggio, giocando in porta una partita. Ripresa da Vignola, ricordiamo. Sì, ripresa da Vignola, fortunatamente, anzi sfortunatamente, perché così sono state le ragazze di portiere. Però lasciamo perdere, oggi vittoria combattuta, gol di scatto con un rigore parato all'ultimo. Complimenti alla nostra squadra, l'abbiamo mantenuto bene, questa volta abbiamo fatto i errori grossolani. Lavoro anche al capitano, l'anima di questa squadra che fino alla fine cerca di portare, di fare bella figura con questo Tottenham. Quali sono adesso, dopo questa stagione, quali sono gli obiettivi di questa squadra? Diciamo che questa partita era importantissima, quasi per dico, perché il Porto è, diciamo, una posizione classica, quindi diciamo che noi puntiamo contro Europa League. Sì, puntiamo a non fare preliminare per Europa League. Se posso permettermi una cosa, noi guardiamo partita dopo partita, non ci poniamo obiettivi, perché ogni volta che ci poniamo obiettivi, dopo tre vittorie siamo incappati 8 volte in 3 sconfitte consecutive, se non erro. Quindi pensiamo partita dopo partita. Partita sì. La cosa fondamentale è che siamo stati cinici oggi, non abbiamo buttato la. Va benissimo, la prossima partita contro il Valencia, squadra titolata, blasonata, ha vinto la Champions League, sarà dura. Vabbè, diciamo che no, il Valencia però si è stabilito con la classifica, ha nuovi innesti, diciamo, no, in gennaio, quindi magari sarà una bella partita, perché magari siamo una scia così. Un ringraziamento al portiere che alla fine ha fatto il gol, sì, sì, ci ha permesso di vincere la partita, De Falco. De Falco, ringraziamo il Tottenham, alla prossima lunedì contro il Valencia. Intanto c'è lo scontro, il derby del Jack, Jessica Pomusca, bravo, siamo così.